Salve web spettatori di Nano TV, siamo a Via Siepe Nuova, purtroppo per raccontarvi un tragico episodio. Ho appena consumata una rapina, ad essere coinvolta in questa rapina la signora sembra, dalle prime indiscrezioni, una signora 55enne, la signora Licheri, abitante qui a Via Siepe Nuova, un ferito in grave, sembrerebbe, dai primi accertamenti. Appena andata via all'ambulanza, vediamo ancora le macchine qui a terra. Ci sono sul posto i poliziotti, tre malviventi che hanno rapinato questa Lancia Musa alla 15. Coinvolte nella rapina il marito della signora Licheri, il signor Rocco Cataldo, commerciante. Queste sono le prime informazioni, sono passati appena 20 minuti dai fatti. È intervenuto il 118 con l'ambulanza, appena portato via il signor Rocco Cataldi, che praticamente è stato investito dall'auto che i rapinatori tentavano di rapinare e poi hanno rapinato, come dicevamo, una lancia Musa. Ma vediamo come si sono svolti i fatti. È stata seguita la signora, questo è il cancello dove è entrato. Appena lei è entrato, i rapinatori hanno messo dello scotch sulla chiusura per non far chiudere il cancello, hanno rapinato la macchina. Dopodiché il marito è uscito dal cancello, da questo cancelletto che vediamo lì in fondo, e si è messo davanti all'auto appena rapinato. A quel punto i rapinatori hanno intimato con la pistola di spostarsi, lui non lo ha fatto, sono partiti velocemente e lo hanno investito gravemente con l'auto. È andato a finire con la testa a terra, sì, abbiamo appena visto le macchie di sangue ancora lì, le condizioni sembravano gravi, l'ambulanza l'ha portato via svenuto dopo i primi accertamenti. Andremo dopo all'ospedale San Giovanni di Dio qui a Frattamaggiore, dove sembra sia stata portato il ferito, per verificare le sue condizioni. Intanto pochi minuti dopo sono stati arrestati i tre rapinatori dal pronto intervento della polizia, sono attualmente trattenuti qui al commissariato di Frattamaggiore. Noi ci stiamo recando sul posto, vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa situazione. Vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e voxnews.it. Grazie.